Ma allora, da dove partiamo? Io Allora, ho visto io Manfred, uno scherzo. dico la mia, si dovrebbe partire dai vincitori, ma sta arrivando a rappresentarli Alex di Amala. Io voglio dire, ci tengo a dire una cosa. Secondo me, il senso di questa Goat League è rappresentato soprattutto da Sabatini che litiga, tra virgolette, per la coppa. No, veramente, questa è la Goat League, cioè Sabatini che si prende a cuore la squadra e litiga con l'allenatore dell'altra squadra. Questo è litiga, tra virgolette. Questa è stata per me. Anche se Giù, mister, ma se si buttano, mister, dai, No, su. no, no, E no, se si no. buttano. Voi parlate ai vostri e io parlo ai miei. Se si buttano, Okay? mister, No, glielo non dico. ripete la stessa cosa. Beh, Voi mister, parlate ai vostri e io parlo ai miei. Io glielo parlo ai giocatori miei. dico. Giù, mister, ma se si. Ok? L'ho No, visto. ma. Beh, ha fatto un'osservazione giusta comunque, Mi ha ricordato qualcuno, ma non mister. voglio dirlo in panchina. No, ma allora posso dire una cosa, ragazzi, chiunque abbia giocato a calcio, è una regola non scritta, ma È è così. proprio che chi sta, ognuno parla ai suoi giocatori, Certo. capito? Perché altrimenti è dissing, come dite voi, e altrimenti ci sono le reazioni, capito, brutte, perché, capito, guarda, tirati su in piedi, vergogna, ti fai scena, robe così, ma ragazzi non si dice, capito? Anche se si può pensare, ma non si può dire. Oppure si può dire all'arbitro, Ciao. allora, arbitro, guarda che quello lì secondo me sta facendo finta, però già quello è proprio al limite. Se no io, poi sai, io sono Manfred, tu mi conosci, sei quello che mi conosce, Sei toscano, sono Sabatini. toscano e poi io sono protettivo con i miei, che siano una redazione dei 10 anni con cui lavoro, che sia una squadra di 10 ragazzi appena conosciuti, o che sia il Penguin tu sei che... arrivato con che aspettative, Sandro, e te ne sei andato con quali o con come hai iniziato a viverla dopo di... Guarda, allora, beh, Pancio, devo essere sincero, sono arrivato con l'aspettativa che gli ho detto al Penguin, va bene, dai, vengo, perché se me lo chiedi te non posso non venire, perché è bravo, è un amico, però dico che palle fa sta roba, anziché fa un weekend non al mare ma almeno in piscina oppure in Giusto, bicicletta. giusto, infatti. Ragazzi, io sono andato via ieri sera perché alle 6 dovevo lavorare per l'Under 21 e perché non eravamo di fatto più in corsa, c'erano i rigori, c'era il terzo posto, vabbè, ma non ero più in corsa, non servivo più praticamente. Entusiasta. Entusiasta è quello che avete fatto. Entusiasta. Perché secondo me, no, ma veramente, non lo sto dicendo perché sono qua, l'ho detto agli amici, l'ho detto al bar, l'ho detto nei canali anche non digitali, ma diciamo tradizionali, perché secondo me è una bellissima cosa, ma poi riflettevo su una cosa. Cioè, voi avete dimostrato che tra le tante cose, anche per esempio come si possa fare, fateci caso, la gente ha litigato, magari per altre cose, me compreso, ma non sul VAR. Eppure avete fatto un Sì, barettino proprio come... discutibile. Eh? Discutibile. Poi gli arbitri non hanno quasi mai sbagliato un fischio, ragazzi. C'è da Mai. Sì, dire mai. che lui era in campo, perché adesso che sarà in panchina ci sarà C'ha le qualcuno bombe vere, che mica avrà come da la dire. velina, state tutti quanti muti quando c'è Contro il VAR, il Marina. nuovo allenatore della Fucina Calcio, Damiano da Ponte de Nona. Ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti, vincenti e perdenti. E io sono il capo dei perdenti. Salve. Siamo noi, Buongiorno. dai. Buongiorno Faina, buongiorno. Buongiorno. Faina, C'è un tweet. lei vorrebbe Fratino? Ma tutto sto clamore su Fratino, io non ho visto un top, cioè un buon giocatore Beh, oh, sicuramente, ha però portato ragazzi, in semifinale, è ha fatto solo la un idolo delle differenza. ragazzine, è Ah. solo un idolo Però, delle no, ragazzine. porti rispetto, non permetto queste frasi. Quello che dico io semplicemente, il miglior giocatore è uno solo. È uno. Chi è? Uno solo. Chi? Chi è? Classe 1985. Chi è? Antonio Giulio Picci, semplicemente, meravigliosamente Antonio Giulio. È diciamo il tuo nuovo Ciro Immobile, Dami? Ma è il mio nuovo tutto, è il mio nuovo Petagna, è il mio nuovo No, per Esposito, è favore, il mio rispetto nuovo... per Picci, che Petagna. Se parliamo di calcio, sì. Se parliamo di metaverso, direi che Bangal. Infatti volevo andare lì. Chi è che a voi a turno andiamo in Però sottoporta, adesso adesso. sottoporta chi prendi? Non sto scherzando, adesso prima scherzavo, adesso non sto scherzando. Chiediamolo a tutti, Sottoporta chiediamolo a tutti, chiediamolo a tutti.
Vabbè, sotto porta faccio magari si può anche discutere, però cavolo, Banga l'ha fatto vedere di partire dalla metà campo difensiva e andare in porta con una facilità clamorosa, Sentiamo tutti, raga. Però, però stiamo parlando dei forse lì, della top 5, Io comunque chiederei al Pancio di spostarmi di fianco a Profumino, perché sennò sfiguro. Cioè, non sono il più bello del mondo, ma cavolo. Mettiamo uno che ci compete. Allora, io metto migliore attaccante, Picci, Bangal. Volete che metto qualcun altro che si è messo in mostra? Gabriel Lopez. Lopez, okay. Io metterei anche quello che non ha giocato l'ultima partita, che era con gli Eternals, sempre brasiliano, che ha giocato nel Botafogo. Sergio Cruz. Sergio. Raga, impressionante. A me mi ricorda un botto del vecchio lui. Sai quelli, non so, a te no, Sandro, hai capito qual è? Ho capito. Il set dei neri. Sì, ho capito. Fortissimo, ho capito, raga. Anche a lungo, sì, è molto, molto bravo tecnicamente, sapeva veramente giocare. Picci comunque era superiore a tutti, Picci, dose, ragazzi, a bordo Picci campo, bomber vero. Campo. Ragazzi, quando Picci colpiva il pallone e c'era un suono diverso da tutti gli altri giocatori proprio. Quando lo vedi, ma ragazzi, Sandro, ma i da centrocampo è Roberto Carlos, su, signore, ma la palla come gira, vi ricordate, ma perché voi siete piccoli, vi ricordate a Pro Evolution una volta c'era la freccetta che girava, e quello è bomber Picci, ma quello è bomber Picci. Sentiamo tutti. King Gash è una categoria arbitrale scadente. No, non è vero. Si vergogni. L'ho mutato, prego. C'era Dadda, Ash. Posso aggiungere solo una cosa? Una cosa breve. Posso? Prego. Mi sono piaciuti. Vabbè, due che c'avevano squadra, Cali e Mattia, sono due ragazzi che molto bravi. Ma poi mi sono piaciuti quelli dei Rossi. Uno il più forte, il 5 forte fisicamente. Infatti, c'era quello tra gli altri. E anche lui che è stato quello che si è fermato, che gli sono andato a stringere la mano quando c'è stata la palla contesa, che erano uno contro uno. E lui si è fermato, gli sono andato a stringere la mano perché anche lì mi ero arrabbiato. Senti la panchina che dice vai, ragazzi, vai, c'era uno a terra, stavate vincendo, lui ha dato un grande gesto di fair play, capito? E niente. Dada, sui bomber fatemi sentire tutti, Dada, King Ash, voglio sentire. Sì, allora, io Bangal ieri ho avuto la sfortuna di affrontarlo due volte, uno nell'ultima partita del girone e uno in finale, ed è devastante. A protezione palla destro, sinistro, bomber Picci, vabbè, l'ho visto solo da fuori, ma come diceva Damiano, ogni volta che calciava si sentiva, non so che suono fosse quello. Sì, ha detto Sandro, è combattuta tra Banga e il King Ash, era una cosa troppo tecnica. King Ash, prego. Io penso che è imbarazzante che io abbia perso contro, sia arrivato non terzo contro la squadra di Fratino, anche se hanno vinto una partita, è imbarazzante. Vabbè, dai, non si capisce niente, dai, non si può invitare neanche. Ma non se si capisce, glielo mettiamo il dis. Fratino, secondo lei, si può anche autocitare, per me? Cicca la sua. Che però intanto ci abbiamo riso, ma intanto Fratino negli uno contro uno ha vinto il torneo. Questo è scritto, poi noi possiamo ridere, possiamo scherzare. Prego, fratello. Allora, secondo me Bangal superiore a tutti, però sceglierei Lopez, perché siamo cresciuti assieme e su per 8 gol della sua squadra ne ha fatti 7, quindi tanta roba. Sì, Kevin? Sì. Io dico Picci semplicemente perché Bangal non l'ho praticamente visto giocare, spesso giocava la partita prima o dopo la mia e quindi non l'ho mai visto. Picci invece l'ho visto un po', non ho giocato contro nessuno dei due, e vedendo giocare Picci per come si inseriva la cattiveria, anche magari nel modo in cui andava a colpire di testa il pallone, non solo con i piedi, dico Picci. Io, raga, vi faccio vedere i risultati della chat definitivi. Secondo la chat vince Bangal al 56 contro il 40 di Picci. Vi dico però, occhio, perché Bangal è stato servito benissimo durante tutto, è stato assistito. Picci non tanto, si è caricato molti gol, se li ha inventati. E infatti col mister stiamo lavorando per uno che lo serva, ecco, a dovere. Ma non possiamo dire altro. Scusate, ragazzi, c'ho una notizia di mercato.
Quella la Gold League? Pancio. Quello normale o... Quello ce no... l'abbiamo quella musichetta, no? Un po'... Attenzione! No, ma... Aspetta. Vabbè, ma è chiaramente... Prego. È chiaramente preso dalla Gold League, ma ce l'abbiamo quella... Questa qua? La fucina e d'Alessio Cerci. Sono ai dettagli! No, siamo ai dettagli! Siamo ai dettagli! Siamo ai dettagli! Siamo ai dettagli! Posso dirti una cosa? Anche dal vivo? Finché ci siamo, anzi, ringraziamo Alessio Cerci, benvenuto nella fucina. Ma io ti ho preso perché ho un sogno per la fucina. Super Mario Balotelli! Taggatelo e mandategli questa clip. E anche uno per il centrocampo, non dico altro, andiamo avanti. Calma ragazzi. No, no, dico che io ho un sogno per la fucina. Allora, qui ci saranno... Ho visto un sorriso negli occhi del tacchino, Ho visto un sorriso negli occhi del tacchino. Ci sarà un'altra live, spiegheremo le nuove regole quando ci sarà tutto. Ricordo che stanno arrivando i campioni rappresentati da Alex Di Amala, che sarà qui a breve. Non so, voi li avete affrontati tutti, giusto? Sì, o no, forse... però devo prima, quando non abbiamo parlato del migliore in campo, oltre sì. Che Fratino, che per me insieme a Riccardo Dosa, che non è stato citato, è stato allucinante. E se c'è il suo compagno non lo cita, che dobbiamo fare? No, però Dada, io non pensavo che Ricky fosse a un livello del genere, cioè è stato proprio intelligente. Grazie mille agli amici di Amala TV, i fratelli Nero Azzurri, che sono diventati rossoneri per il contenuto. Bravo. Complimenti. Questo vi fa onore. No, su Dose volete dire qualcosa? Cioè non è il ha periodo... detto qualcosa a Frank Piantanida. Tweet dal 2093, gli 80.000 di San Siro per i Coldplay si sono persi Riccardo Dose dominare e perdere la finale della Goat League. E Ricky, ragazzi, c'è da dire che ha giocato completamente fuori ruolo, perché ritornando al discorso di prima, per gli infortuni che abbiamo avuto, si è dovuto spostare difensore centrale, perché lui è centrocampista. E tra l'altro quindi... è l'unico che non ha fatto segnare Picci. Però sai Dani che me lo diceva anche lui, tra una partita e l'altra, facevano due chiacchiere, io secondo me a 7 il ruolo di Ricky è quello lì, perché poi è noi... quello là. Non siamo abituati a ragionare alla sette. Cioè, per me, anche voi, che ogni tanto scambiavate te e l'altro che ti assomigliava Nidal. Senza tatuaggi. Sì, sì. Esatto. Quando Nidal giocava esterno era molto meglio con te perno. Cioè, è che non è come nel calcio normale. Esatto, certo. Sì, sì, comunque ormai l'abbiamo consacrato come difensore centrale / quello che imposta il gioco, quindi Riccardo Dose da quel ruolo non si muove più. Adesso noi abbiamo fatto la stessa cosa con Nicolas Goldoni, che l'abbiamo spostato come difensore centrale e ha dimostrato, nonostante gli insulti molto gravi e punibili con la legge del Pancio, l'abbiamo spostato e ha dimostrato di essere una bestia. Il Vez? Il Vez? Ha detto che era la partita più brutta che abbia mai visto in tutta la sua vita. Beh, oggettivamente... No, era d'accordo. Oggettivamente... Sai ragazzi che vi dico, che comunque non anche questa cosa qui di spostare difensore centrale, guarda che la tattica è anche bella, è stata in questo torneo, vi dico io per esempio il ragionamento che ho fatto, per esempio nelle prime due partite il più forte lo volevo comunque proprio difensore centrale, quello che mi piaceva di più tecnicamente, tatticamente, più intelligente. Nella partita contro Picci, quella di ieri, Manfred, contro la tua squadra, l'ultima. Ho messo i più forti invece a centrocampo e avevano, ho messo non i più scarsi, però ragazzi più modesti, proprio a marcare Picci, perché nel mio ragionamento è tanto Picci se gli arriva la palla fa gol, anche se lo marca il difensore numero uno. Invece l'importante in teoria, poi non mi è riuscito tanto bene perché Picci ha fatto 5 gol, l'importante sarebbe stato non far arrivare il pallone
a Picci. Però sono piccole cose che secondo me ci divertiremo poi a studiare, a vedere anche la prossima volta. Raga, credo che la cosa da studiare di più, lo dico al mio allenatore. Cosa ne pensate, ragazzi, dell'inizio, diciamo, di partita così? Voi? Vi piace come roba? Cioè, molto che partono bello, da una parte e dall'altra? Doloroso, doloroso sicuramente. I giocatori potevano spaccarsi le tempie, ma più che altro quando esce il dado e fai l'uno contro uno, il due contro due, quello scatto iniziale ti taglia le gambe subito. A proposito di tempie, Pancio, sai come lo farei io? Che non sono abituata, Dadda. Sai come farei io il calcio d'inizio? A mo' di pallacanestro. L'arbitro lancia la palla in alto e due che si... Così non è facile farsi male, però. Ti posso dire, credo... Sai che credo che non si faccia più, che le partite di basket non inizino più così, almeno non vorrei. No, iniziano così. Cioè, prima c'era, alla palla contesa c'era sempre, no, è vero, l'inizio è quello, poi palla contesa adesso non c'è più. Per me, ragazzi, è troppo pericoloso, ve lo dico. Sì, anche secondo me. Fratino, che dici? Sul beh, io, bel ragazzi, casco. Io ho fatto una partita un po' indolenzita perché con Vez alla prima partita ci siamo scontrati, quindi sul calcio dopo, d'inizio? Sì, dopo due scatti ho detto vabbè raga, io non corro più. Due volte sono arrivato in anticipo, ho preso botte, quindi sì, è stato fatto apposta. Beh ragazzi, la geniata, allora, la cosa che puoi fare, l'unica cosa che puoi fare è che togli il possesso e fai solo come la Kings League, che c'hai chi tocca la palla, perché così eviti di farti male, mentre il fatto di mantenere il possesso, cioè diventa una staffetta chi è più veloce, però secondo me dà quella cattiveria e contenuto un po' in più. È vero che è più pericoloso, ovviamente, come roba.